commenti, gioie e applausi. Il copione si era aperto in mattinata con caroselli di auto da cui sventolavano bandiere azzurre e bianconere. Al suono di tamburi, clacson, bande e con tante allegrie e colore, le due tifoserie insieme ed in corteo si sono recate allo stadio. Al fischio d'inizio il Napoli, onorando il suo scudetto, ha voluto dimostrare di essere la più forte delle 16 e di aver meritato pienamente il primo posto. Nel giro di 2 minuti Giordano trova 2 tiri molto pericolosi per la porta bianconera. Sul primo c'è una deviazione di Dell'Oglio e Pazzagli interviene distinto. Sul secondo la palla va fuori di poco. Il Napoli preme e all'11° Carnevale è più tempestivo della difesa bianconera e segna il gol dell'1-0. La curva sud è un po' sbigottita e piuttosto silenziosa. L'incitamento ai bianconeri viene proprio dalla tifoseria napoletana. Ed il Napoli, dopo il gol, retrocede sulla sua tre quarti campo e l'Ascoli ha modo di impostare qualche attacco. È pericoloso Pusceddu al 19° con questo calcio di punizione. Al 23° l'Ascoli imbastisce una buona azione da metà campo. Scarafoni converge al centro e poi scaglia in porta. Interviene Di Fusco. La ribattuta è dello stesso Scarafoni, abbondantemente fuori. La manovra è sempre dell'Ascoli. Qui siamo al 34°. Carillo conquista palla a metà campo e si lancia sulla destra, palla al piede, fino a pochi metri dalla porta. Il tiro gli viene rubato all'ultimo istante da un difensore ospite. Allo scadere del primo tempo da segnalare qualche bella occasione per le due squadre. In una breve azione di contropiede, 3 contro 3, Agostini manda fuori. Il Napoli alleggerisce con un tiro di Giordano, da molto distante, che Pazzagli controlla con difficoltà. Ancora Agostini che conclude con un tiro al volo, un'azione insistente dell'Ascoli. Nel secondo tempo le squadre si ripresentano in campo con una sostituzione ciascuno. Barbuti per Bonomi nell'Ascoli e Caffarelli per Carnevale nel Napoli. È sempre l'Ascoli in attacco, ma Di Fusco è molto bravo a respingere il tiro di Barbuti. 2 minuti dopo è Barbuti che ha tutto il tempo di preparare il tiro e da fuori area pareggia il conto con Di Fusco impossibilitato di intervenire. L'applauso è di tutto il pubblico presente, più caloroso e colorito è addirittura quello partenopeo. Lo sottolinea anche il presidente Rozzi, che va sotto la curva nord a ricevere applausi e a riconoscere ai tifosi dei campioni d'Italia la loro sportività. Ormai il copione non prevede altre emozioni, se non la pacifica quanto ben controllata invasione di campo, la rincorsa dei tifosi per conquistare qualche indumento dei giocatori, la liberazione di capitano Iachini che va a ringraziare i suoi sostenitori, in particolare quelli della curva sud. Ed infine la banda napoletana in costume di Pulcinella ad animare l'improvvisa festa.
Barbuti, hai realizzato un gol importante, un gol che ha un po' sbloccato una certa tensione. Sì, la partita si era messa molto male per noi, ora abbiamo saputo anche che l'Empoli ha vinto, insomma il Brescia stava pareggiando con la Juve, poi alla fine mi sembra che abbia perso. Comunque è stato un gol importante perché noi perdevamo e non riuscivamo a fare questo benedetto gol. Mi è capitata questa palla al limite, l'ho controllata, ci avevo già tentato una volta, quasi uguale l'azione. Quindi la partita è finita in quel momento? La partita penso è finita in quel momento, noi abbiamo cercato ancora qualcosina ma eravamo molto stanchi anche della partita di Brescia, della lotta di Brescia. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e si è fatto un pareggio che insomma a noi ci è servito per la salvezza e ci ha coronato appunto di questo sforzo che abbiamo fatto fino a questa partita qua. Grazie Barbuti, lasciamo andare Presidente Fellaino, uno scudetto salutato da una salvezza, forse per la prima volta due tifoserie che si sono trovate d'accordo. Io penso che le tifoserie del Napoli e dell'Ascoli siano sempre trovate d'accordo, anche nei momenti più difficili, quindi perché non oggi, soprattutto oggi. Grazie. Lorenzo Scarafoni, oggi c'è un corridoio affollato a far paura. Allora, quest'Ascoli che rimane in Serie A? Siamo rimasti in Serie A con il consenso di tutti quanti e ce l'abbiamo messa tutta. È stata una salvezza molto più bella delle altre, forse perché siamo riusciti a conquistarla proprio nel momento più difficile, quando nessuno ci sperava più. A parte la partita di oggi, insomma, abbiamo combattuto tutte le altre gare in una maniera eccellente, credo. Quindi ringrazio il pubblico, compagni di squadra e tutti quanti. Grazie Lorenzo.